Fabian Ruiz. Trova il compagno in buona posizione. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Grande opportunità per portare in vantaggio la sua squadra. Ottimo salvataggio! Non è riuscito a trovare il gol clamoroso, inguardabile. Non potevano chiedere un'opportunità migliore e l'hanno gettata al vento. Ora devono ricostruire. Ed ecco il colpo di testa. Ci mette una pezza. C'è il tiro al volo. Usai. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Prova la conclusione. E c'è il gol del Napoli. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Allarga il gioco a destra. Kalinic non riesce a mantenere il possesso. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prova la verticalizzazione. Cerca lo spunto. Pericolo. Palla a Lazovic. Buona occasione per Kalinic. Tenta la conclusione. Hanno trovato il gol! Il Verona ha pareggiato. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Perfetta parità dunque. Accelera sulla destra. Scatta verso il pallone. Spazza via senza fronzoli. Era dentro o fuori area? C'è la penalità massima, come sempre in questi casi. Sale la tensione. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Il portiere prova a deconcentrarlo. Non è facile in questi casi mantenere la calma. Ha sfiorato il gol, ma che spreco. Sì, sprecare così dagli 11 metri è veramente il colmo. Potrebbero non avercela un'altra occasione così. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a premere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Ceccherini. Günther. Lazovic. Zaccagni. Si libera la grande. Buona occasione per Kalinic. Kalinic la toglie dalla porta.
intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Chance per tirare, clamoroso, e traversa. Grande intensità anche in questi minuti, non è detto che finirà così. Usai. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Kalinic. Il Verona a calcio di punizione. Lungo passaggio in avanti. Petagna. Zielinski scatta verso il pallone. Rimediano, calcio d'angolo. Petagna! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Bakayoko sul pallone. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Faraoni gioca con un pallone lungo, scatta verso il pallone. Lasagna. Potrebbe essere l'ultima chance. Pallone lungo in verticale. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La gioca a sinistra. Scatta verso il pallone. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Sulla destra, Politano riceve in posizione interessante. Mette il turbo. Politano ha la possibilità di andare verso... Prova a tirare! Petagna! Segna lui, bellissimo! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Un gol facile, facile, anche troppo direi. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Questi sono gli ultimi minuti di gioco, non devono sprecare tempo in questo possesso palla. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. Faraoni, di forza. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Il Napoli non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio, adesso possono festeggiare. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia.